Lei è d'accordo su questa maggiorata forza italiana? No, guardi, io credo che il disegno di Renzi sia estremamente chiaro, ed è chiaro sia ai cittadini italiani e sia molto probabilmente all'Unione Europea. E mi riferisco al fatto che noi abbiamo lasciato un Renzi che era grande amico di Merkel e Hollande. Lo ricordiamo a Ventotene tra i due in un sodalizio d'amore. 20 giorni dopo fa la conferenza in solitaria, si distacca da Merkel e Hollande dicendo che non ne condivideva le posizioni e non condivideva questo le conclusioni di Bratislava. Peccato che poi aveva già firmato le conclusioni. E allora che oggi ci viene a parlare, a battere i pugni sul tavolo, a dire che vuole maggiore solidarietà, ma perché non l'ha fatto prima? Se ne accorge ora? Era necessaria la lettera della Commissione Europea? Poteva farlo prima, poteva battere questi pugni sul tavolo diverso tempo fa, e non lo ha fatto. E lo dicono questo i dati, perché ad oggi, dopo un anno e mezzo, abbiamo poco meno di 1.400 migranti ricollocati dall'Italia. E questo doveva rientrare in un patto, in primis con la Germania, con quella stessa Angela Merkel con cui lui andava a braccetto, che invece ci ha imposto hotspot, identificazioni, registrazioni, e in cambio dovevamo avere i ricollocamenti, cosa che invece non è avvenuta. Allora, questo è sintesi della credibilità che riveste Renzi e di conseguenza, ai noi, l'Italia nell'Unione Europea, della credibilità che non abbiamo nei confronti di tutti gli Stati membri.